Una full immersion nel basket con il progetto Reyer City League nella sua seconda tappa padovana in Prato della Valle dopo quella di Jesolo. Fare le cose davanti ai posti storici, ai posti di arte è sempre una bella esperienza, portare anche la cultura dentro il basket che ormai ora fa parte del mondo, la cultura con lo sport. Quindi mischiare le due cose insieme è spettacolare di poter giocare in questi tipi di posti e fare questi tipi di eventi. Il torneo 3x3 ha attirato attorno al campo tanti padovani che si sono goduti lo spettacolo a ritmo di musica con effetti speciali. Presenti anche due giocatori della prima squadra maschile dell'Umana Reyer a disposizione dei presenti per foto e autografi. È molto importante portare il basket anche dentro le città perché appunto porti nuove persone, nuova gente a vedere il nostro basket e quindi è bellissimo stare qui a vedere le partite delle ragazze, è molto divertente. È sempre una cosa molto divertente giocare nei campi con gli amici più che altro perché è sempre bello trovarsi di estate, giocare insieme, poi quando c'è ancora anche un po' di pubblico è ancora più bello, ancora più emozionante, divertente e quando vinci è ancora più bello. Tanti giovani, giovanissimi con le loro famiglie e gli atleti del Padova Basket Outlanders, società aderente al progetto Reyer, protagonisti prima delle gare che poi si sono susseguite senza soluzione di continuità con tanto di musica. Ora si attende la finalissima che si svolgerà sabato 14 settembre a Mestre.